Mister Bucchioni, siamo tornati alla vittoria con vincente prestazione qui a Cremona 2-0 sulla Cremonese. Raccontiamo un po' di questo successo che finalmente, insomma, ci ripaga di tante delusioni precedenti. Sì, è stata una buona partita, un buonissimo primo tempo, poi il secondo tempo, insomma, sia da parte nostra che loro è stato un po' meno di qualità, però io guardo, insomma, la mia squadra. Siamo partiti i primi minuti non benissimo, poi abbiamo trovato il gol, ci siamo un po' sciolti, abbiamo fatto il raddoppio, obiettivamente con un gol forse anche un po' fortunoso, però poi è stato legittimato con l'altra seconda parte del primo tempo di buona fattura e un secondo tempo dove siamo stati in controllo della partita, non credo che abbiamo poi subito più di tanto. Ci voleva soprattutto dal punto di vista del morale. Io ai ragazzi avevo detto che di ripartire dalla prestazione del primo tempo di domenica scorsa col Genoa, però è chiaro che insomma, il risultato dà il morale anche per allenarsi, anche per insomma, prendere fiducia dei propri mezzi. I risultati danno morale per i ragazzi, ripeto, e quindi poi oltretutto venivamo anche da una serie di sconfitte, qualcuna meritata, qualcuna un po' meno, quindi per dare continuità alle prestazioni, ogni tanto anche il risultato sicuramente aiuta. C'era qualche assenza, vedo che c'era presente anche un 2004 alla Sì, fine. un ragazzo interessante, Simone Torri, che sta giocando le ultime 4-5 partite, ha giocato con noi, sta facendo bene. Abbiamo preso perché abbiamo qualche assenza di troppo tra infortuni, malattie, questo periodo, quindi insomma ho tinto dal 2004 e Torri come in altre occasioni si è fatto trovare pronto. Quando si parla dei grandi, dopo prestazioni di questo tipo e risultati di questo tipo, si parla di svolta. È corretto farlo anche a livello di under 15? La svolta secondo me c'è stata domenica scorsa perché a Torino avevamo fatto una partita con avversari molto forti, non bellissima. Col Genoa abbiamo fatto una partita di ottimo livello con giocatori forti. La svolta secondo me c'era già stata nel primo tempo di domenica. Io ho chiesto ai ragazzi che se quel primo tempo li riusciamo a portarlo magari per 40, 45, anche 50 minuti ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Hanno accontentato. Oggi sì, andiamo avanti. Grazie, mister. Grazie a te.